Marco Columbro intervistato dal settimanale SPI. Che fine ha fatto Marco Columbro, l'attore e conduttore, vincitore di 13 Telegatti per i programmi di successo, che ha condotto, è stato intercettato dal settimanale SPI. La mia vita è indubbiamente cambiata nel 2001. Quell'anno ha sancito la fine della mia carriera televisiva, che è continuata in teatro e con le televendite, ma mi ha sempre stupito l'affetto della gente. Quando sono tornato a casa dopo il coma, ho trovato un sacco gigante pieno di lettere. Addirittura ho saputo che un condominio di Verona si riuniva la sera per pregare per me. Questa cosa mi ha fatto riflettere molto. Ancora oggi le persone mi dicono, la vedo tutte le sere in televisione, sembra che non me ne sia mai andato. Mi sono interrogato un'infinità di volte sul perché Mediaset, a un certo punto, non mi abbia più chiamato. Forse è cambiato il modo di lavorare, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, i tempi con Lorella Cuccarini purtroppo non torneranno, ha dichiarato il 67enne. Oggi, oltre al teatro, si occupa di biologico con un'azienda, che è anche un piccolo albergo di campagna in Toscana. In più, è un grande appassionato di esoterismo e esseri alieni. Mi ritengo un libero ricercatore dello spirito da 35 anni. Ho avuto il privilegio di conoscere vari maestri spirituali, compreso il Dalai Lama. Ma non seguo nessuna religione, sia chiaro, non sono buddista. A me interessano gli esseri umani, specie se illuminati e migliori di me, e i loro insegnamenti, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, chi si occupa di spiritualità come me, si occupa anche di vita to go. Io non credo che esista solo l'uomo in questo pianetino immerso in miliardi di altre galassie. Pure Papa Francesco, 2 anni fa, ha fatto una dichiarazione pazzesca passata sotto silenzio. Noi dobbiamo portare nel nostro cuore gli insegnamenti di un essere alieno, il cui nome era Gesù, ha detto. Nel Vangelo stesso, quello di Giovanni, è riportata una frase di Gesù, «Io non sono di questo mondo, dove vado io voi non potete venire. Io sono di lassù, voi siete di quaggiù». Più chiaro di così, se il Papa ha detto una cosa del genere è solo perché sa che prima o poi ci sarà un contatto con questi esseri. E sarà più prima che poi, pure Putin è sull'orlo di fare una dichiarazione di questo tipo. D'altronde, i grandi capi di Stato sono in contatto con loro sin dagli anni 40, noi siamo frutto della loro creazione.